Grande fratello, tensioni in casa, il calendario della discordia. Un episodio avvenuto all'interno della casa del Grande Fratello ha suscitato vivaci dibattiti tra i partecipanti. Il fulcro della discussione è stata una sessione fotografica pianificata per la creazione di un calendario del programma. Letizia Petris, professionista della fotografia nella vita quotidiana, si è assunta l'incarico di fotografare i suoi compagni di reality, organizzando con dedizione la sessione. Tuttavia, la tranquillità è stata interrotta quando è giunto il momento di fotografare Beatrice Luzzi, un'attrice tra i partecipanti. Inaspettatamente, Luzzi ha espresso il desiderio di essere fotografata da Sergio Dottavi, un altro inquilino della casa, piuttosto che da Petris. Questo cambio improvviso ha causato una certa tensione. Petris, visibilmente offesa, ha scelto di non confrontarsi direttamente con la situazione, cedendo la macchina fotografica a Sergio. L'incidente non è passato inosservato. Giuseppe Garibaldi, osservando da lontano, ha tentato di ricordare agli altri che la fotografa designata era Letizia. Nel frattempo, Paolo Masella, partner di Petris, è intervenuto in sua difesa, mettendo in discussione la necessità di cambiare fotografo e accusando gli altri di mancanza di rispetto e di comportamenti infantili. La questione si è complicata ulteriormente quando Luzzi ha cercato chiarimenti in confessionale, domandando se fosse Petris la fotografa ufficiale designata dagli autori del programma o se tutti potessero utilizzare la macchina fotografica. La risposta del confessionale, confermata anche a Masella, è stata che non vi erano restrizioni sull'uso della fotografia, e che quindi qualsiasi partecipante poteva assumersi il ruolo di fotografo. A seguito di questa rivelazione, Beatrice Luzzi ha espresso apertamente la sua frustrazione per le continue discussioni all'interno del gruppo, dichiarando la sua indifferenza verso le critiche e le polemiche, evidenziando un generale disinteresse per il controllo esercitato da Petris e altri sulle dinamiche del gruppo. Sergio Dottavi ha condiviso il sentimento di Luzzi, sottolineando un'apparente ipocrisia tra i partecipanti che, pur lamentandosi per una semplice foto, avevano mostrato una mancanza di rispetto in occasione di un recente lutto, comportandosi in modo inappropriato. Questo episodio riflette le dinamiche complesse e spesso conflittuali all'interno della casa del Grande Fratello, dove le personalità diverse e le sensibilità si scontrano costantemente, generando tensioni e creando momenti di drammaticità che catturano l'attenzione del pubblico. Chi ha ragione secondo voi? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.